Si è tenuta questa mattina la prima giornata dedicata alla preparazione dei taralli, che si ripeterà domani alle 8:30, sempre presso la palestra di Via De Vito. L'impasto arrivato dai forni che si sono messi a disposizione del comitato è arrivato verso le 8. Quintali di pasta da lavorare a mano, che, grazie alle sapenti mani delle donne, si modella e prende la forma tipica dei taralli di San Vitale, l'ipercellata. La signora Rosa ci mostra come si fanno i taralli. Si arrotolano due rotoli di pasta, li si schiaccia leggermente, poi si fanno delle piccole incisioni lungo i bordi per formare la cosiddetta corolla. Poi vengono sovrapposti e chiusi ad anello. I lavori proseguono così per tutta la giornata, proseguiranno appunto anche domani a partire dalle 8:30, sempre presso la palestra di Via De Vito, come dicevamo. La giornata passa tra chiacchiere, ricordi e canti. Sono persone che si conoscono da sempre e accolgono volentieri anche altre donne sansalvesi che si approcciano quest'anno per la prima volta a questa tradizione.